bastone. Agagagagra. Ciao cagate di piccione, come va? Spero tutto bene. Ho notato che vi è piaciuto di brutto prendere per il culo quei ritardati dei fans di Fa DJ e... Bene, siete pronti per il secondo round. Ma prima di tutto, gustatevi questa fan art che mi ha fatto una mia fan di nome Giulia Di Lauro. Guardate, sembro un eroe dei fumetti, so meglio di Wolverine. Per favore, non masturbatevi. Allora, siamo pronti a partire. Sì, per andare a fare in culo, agagagaga. Abbiamo contattato un minchia per chiedergli alcune informazioni, sentite che roba. Scusa il disturbo, ma di che città sei? Palermo, faccina felice. Ottimo, dovrei fare un video da quelle parti. Che bello ho, faccina cuoriciosa. Magari. Sai se dalle tue parti c'è un locale gay? No, Scambisti ce ne sono? Questo non lo so. Devi chiedere? Ottimo. Ma la storia continua, sentite che roba. Che razza di video devi fare? Il giorno dopo, torniamo all'attacco. In settimana, dovrei fare un video in collaborazione con Rocco Siffredi. Per caso, sapresti dirmi dove potermi procurare 25 cazzi di gomma, da almeno 20 cm? Dovrebbe essere uno speciale, perché è l'ultimo video. No. Abbiamo inviato, tramite WhatsApp, il primo episodio di Trolliamo i fans ritardati di Fa DJ, ad un tizio, guardate cos'è successo, agagagagaga. Goditi lo spettacolo. Ma chi sei? L'uomo delle tenebre. Dai. Sei Fa DJ? Sono Dio. Lo so che sei capobastone. Lo sai, quando ho visto il video di WhatsApp che hai fatto, sono scoppiato a ridere. Diamo la cattiva notizia ad un altro bimbo e vediamo la sua reazione, agagagaga. Guardo ogni tuo video. Di dove sei? Di Napoli. Ottimo, tra 3 giorni verrò lì a fare un video speciale, perché, purtroppo, sarà l'ultimo video del canale. Ho litigato col mio manager, perché lui voleva la salsa rosa e io la maionese. Per questo, chiuderò il canale con uno speciale, dove Capobastone mi userà come schiavo sessuale. Non ci credo. Non è possibile. Io ti amo. Come farò senza di te? Abbiamo contattato uno di Napoli e gli stiamo chiedendo informazioni per un ipotetico prossimo video. Sentite che roba. Dovrei farci un video a Napoli. In collaborazione con Capobastone, lui ha detto che, per il video, dovrò fingermi il suo schiavo sessuale. Oh mio Dio, non ho mai incontrato un youtuber. Non è che dalle tue parti c'è un locale gay o per scambisti? No. Sicuro? Mi sembra strano, prova a chiedere a tuo padre. Ho chiesto, non lo sanno. Ok, almeno sai dove potrei procurarmi 666 cazzi di gomma, da 666 centimetri. Non lo so, prova in un sexy shop a Napoli. Quello che state per vedere è apparso veramente sulla pagina Facebook di Fa DJ ed è stato scritto da un suo fan. Ma leggete voi stessi, altrimenti non ci credete. Fa vi risponde, hai mai pensato di buttarti da una finestra e pensare di volare? Bella zi, salutami, ciao! Non male come idea, non male, agagagaga. Speriamo che Fa DJ prenda spunto per un video, agagagaga. Allora, adesso dovete tenervi forte, perché è successo il delirio totale. Siete pronti? Io vi ho avvisato. Guardati il video di Capobastone. E vedi il terz'ultimo video. L'ho visto, ma tu sei uno stronzo, mi hai messo su YouTube. Lollo ma non mollo. Cazzo ridi, ora ti denuncerò dalla polizia, non scherzo, ciao. Anche io ti denunciassi alla polizia, ciao. Una domanda, ma sei fidanzato? Sì. Ok, allora è vero che c'è speranza per tutti. Lo so. Tanti like per Capobastone. Agagagagra.